Wall Street Italia a Torino, a consulenza 2017 con Andrea Orsi di M&G. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Uno dei temi particolarmente affrontati nel corso di questi due giorni è stato il tema della MiFID 2 che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018. Andrea, per una società di gestione come la vostra, che tipo di impatti può avere la nuova direttiva? Ma noi siamo assolutamente concordi con quello che è emerso durante il convegno di consulenza qui a Torino, nel senso che costituirà più che un rischio veramente una grande opportunità per tutti gli operatori nella catena del valore, dalla produzione ai distributori, ma sicuramente anche per quello che è il cliente finale. Dal lato della produzione chiaramente sarà un ulteriore stimolo per aumentare quella che è la qualità delle soluzioni di investimento che creiamo, e diventerà sicuramente molto più importante, ancora di più rispetto al passato, essere sicuramente coerenti a livello di propositività delle singole soluzioni di investimento rispetto a quella che è la profilatura di rischio del cliente finale. Qui a Torino si è parlato anche di strategie e soluzioni di investimento. In questa prima parte del 2017 la componente obbligazionaria sembra non avere fornito particolare soddisfazione agli investitori italiani. M&G come valuta questa situazione? Quali sono le prospettive per i prossimi mesi? Ma noi siamo perfettamente consapevoli che nell'attuale contesto di mercato sicuramente il premio al rischio offerto dalla parte azionaria è molto meglio remunerato rispetto a quelle che sono le soluzioni tradizionali obbligazionarie, in particolar modo se pensiamo a quelli che sono i titoli governativi dell'area euro. Sicuramente però, se opportunamente gestiti in termini di dinamicità, anche la parte obbligazionaria può costituire un'opportunità. Pensiamo ad esempio a quello che oggi per noi è il valore che è ancora presente in quello che è il mercato delle obbligazioni corporate, sia investment grade che yield, ma sicuramente se guardiamo anche alla componente di evoluzione dei tassi di interesse in termini di crescita, la gestione attiva della duration può diventare sicuramente un ulteriore e ottimo driver di performance. Sia gestita in modo tradizionale, quindi preferendo eventualmente quelle che possono essere soluzioni di credito rispetto ad avere una duration lunga di portafoglio, ma sicuramente anche in termini di innovazione. Pensiamo per esempio alla possibilità di avere duration negativa, così come stiamo per esempio implementando nei portafogli multi-asset di M&G, ma sicuramente anche strategie innovative, quali il nostro Global Floating Rate Yield, che seleziona esclusivamente titoli a tasso variabile, che offre una protezione naturale contro quello che potrebbe essere un impatto negativo del rialzo dei rendimenti. Qui a Torino i consulenti finanziari hanno avuto modo di incontrarvi nel vostro stand. Nei prossimi mesi i consulenti italiani vi possono incontrare? Avete predisposto qualche roadshow, qualche tappa sul territorio? Sì, il 16 di ottobre parte nuovamente il roadshow di M&G che prevederà la prima tappa a Milano, che con la partecipazione straordinaria di due fund manager importanti della gamma M&G, Steven Andrew, il gestore di M&G Income Allocation Fund, e Craig Moran, che è il co-fund manager di M&G Prudent Allocation Fund, nonché vice e gestore di M&G Dynamic Allocation Fund. Sarà sicuramente l'opportunità, per il tramite di quelle che sono 10 tappe del roadshow, di incontrare i nostri numerosi canali distributivi e portare quello che è un aggiornamento su strategie tradizionali come M&G Optimal Income Fund, ma sicuramente presentare anche quelli che sono i nuovi nati nella gamma M&G, come i due nuovi Absolute Return, rispettivamente M&G Absolute Return Bond Fund per quanto riguarda la gamma Fixed Income di M&G, e sicuramente M&G Global Target Return Fund, che ha come obiettivo quello di avere un grande controllo del drawdown. E noi pensiamo che possono essere veramente soluzioni dedicate, pensando alla profilatura di rischio del cliente tipo italiano. Andrea, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi.